Stiamo passando ad una fase in cui il Covid c'è ancora, certo. come stavi dicendo prima, ma deve per forza, pian piano, entrare nella normale routine. Normale non molto, perché ritorniamo a occuparci anche degli altri pazienti, esatto. eh, degli altri che erano i pazienti di prima, peraltro. Certo. Eh, che in questo eh, periodo eh, sono stati fondamentalmente eh, ignorati o quasi, eh, per forza, anche in una logica di tutela della loro eh, sicurezza, ma che adesso si affollano alle porte del, esatto. degli ospedali, creano queste liste d'attesa lunghissime perché, per questi mesi, eh, nessuno ha fatto visite di controllo. Pensia pensiamo ai pazienti cronici che quindi arrivano. Dal medico e io, medico che conosco quel paziente da tempo, immagino di vederlo, per esempio, scompensato, che non si è curato bene e quindi con tutta una serie di fatiche ulteriori per recuperare certo. il tempo. Ho delle file lunghissime in radiologia, in sala operatoria. In questi giorni parlavano di migliaia di. Ehm, migliaia di persone e di prestazioni non erogate che vanno eh, ripristinate di sale operatori che dovrebbero funzionare e, e 24 ore su 24 per certo. gestire queste file. Questa fase di normalizzazione in cui inseriremo il Covid dentro una nuova routine è quello che stiamo vivendo adesso e che invece, appunto io vorrei che eh, voi con le due diverse prospettive ci aiutaste a capire che cosa eh, ci aspetta, ehm, quali sono mh, anche eh, come dire, le, le fatiche di questa fase e le sfide di questa fase. Uno dei meccanismi che, però, per esempio, la Herman, che è una studiosa di, di trauma, ha sempre un po' eh, come dire, messo in evidenza, che di fronte a un trauma collettivo, è ordinaria una risposta di negazione, cioè noi a breve questo tornare alla normalità significherà eh, avere un'immagine sfocata di quello che è successo e di qual è stata la sofferenza che ogni individuo mh, chiamato a vario titolo no, a rispondere a questa emergenza ci ha messo, ecco credo che un ruolo nostro sia anche quello di mh, come dire, non permettere che questo avvenga se non attraverso un processo di elaborazione allora se dobbiamo pensare al, dal passare dal durante al dopo, io credo che ci sia una responsabilità di, eh, come dire, di, 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 eh, di contrastare questo meccanismo e di permettere di trovare degli spazi di elaborazione, che non devono mancare quelle che sono delle self-care strategies, cioè quegli aspetti eh, di presidio eh, importanti che sono dal eh, aver mangiato e dormito correttamente in quelle situazioni anche per esempio a eh, avere degli spazi appunto di riflessione, perché mi sembra importante, ehm, io sono consulente per un'associazione che si chiama chi soccorre i soccorritori, quindi c'è cioè, che comunque si entra in una logica che chi soccorre ha bisogno anche di essere soccorso e che quindi avere cura delle persone è anche avere cura dei propri operatori. I caso... gruppi hanno, magari non tutti, ma molti hanno sperimentato in questo momento l'efficacia del lavoro di gruppo quando si lavora avendo, come dicono alcuni psicologi che proprio stanno lì in Lombardia, l'oggetto comune di lavoro, cioè quando si mette in evidenza... Alle persone che partecipano di un gruppo, quali sono gli obiettivi che si possono condividere e quanto si lavora meglio quando si riesce a far convergere le energie su questi. Quindi, questa esperienza, se come dire, messa sul piano della possibilità di riflettere su quello che è successo potrebbe portare questo patrimonio di conoscenze utili in un'ottica che è quella della normalizzazione, oppure speriamo di no, in un'ottica di dover nuovamente affrontare un'emergenza non più impreparati. L'altro capitale che resta agli individui e ai gruppi, ma questo in qualche modo deve essere sostenuto, bisogna un po' aiutarli a riflettere, è il grande patrimonio della gratitudine. Perché eh, io ho studiato in questi anni un po' il, il tema della gratitudine come dimensione energetica per le persone che si occupano eh, di altri hm? nelle tante professioni che noi chiamiamo forse un po' troppo retoricamente d'aiuto. Cioè, il ringraziamento da parte dell'altro costituisce quel... Eh, valore aggiunto e quella dimensione energetica che aiuta e, e agisce come fattore di protezione dallo stress. Che arriva da un momento di grande eh, gratificazione e glorificazione, se poi come dire, si sente tradito… Eh, maturerà un risentimento, hm, che è poi la cosa più pericolosa che abbiamo nelle organizzazioni, quando abbiamo il risentimento, perché con il risentimento le persone lavorano male, sono demotivate, addirittura arrivano i comportamenti controproduttivi, quindi il risentimento è il peggio che possa esistere nell'organizzazione. Quindi c'è un rischio di risentimento, c'è un rischio, come dire, di perdita di fiducia, quindi vedendo un po'... Che si può fare? Questo è il momento in cui eh, bisogna far, come dire, far scendere dal murales l'eroe. Non abbiamo bisogno di eroi, ma sicuramente visto che un po' eroi lo sono stati. Questo dobbiamo riconoscerlo. Dobbiamo evitare quello che è un fenomeno che la storia ci ha già riproposto tante volte: cioè di come si sentono le persone quando vengono. Come dire, private di, quella, di quel riconoscimento. Quindi le persone vanno molto protette, questo ci consentirebbe peraltro anche di affrontare il tema che non è irrisolto, quello della violenza che albergava fino al. 22 di febbraio nei presidi ospedalieri, perché la ricerca ci dice che in realtà la violenza è più elevata in quei reparti ad esempio in cui la leadership è più debole, in cui ehm, le persone sentono di avere meno attenzione da parte delle direzioni. Quindi se le persone si sentono protette eh, da un lato sono più in grado di fronteggiare meglio le situazioni che inevitabilmente si producono nella sanità di tensione che può sfociare in violenza, dall'altro che accede dall'esterno eh, nutre maggiore rispetto. E quando tu avverti l'autorevolezza, avverti come dire, il fatto di entrare un po' in un tempio, invece la nostra sanità spesso non ricorda affatto un tempio, ma sembra più come dire. Cioè, in qualche modo, spesso alimenta le condizioni di inciviltà del singolo. Quindi, io credo che questo sia il momento giusto per andare a riparare ai guasti che già come dire, le persone vivevano prima del COVID, anche al fine di prevenire gli effetti collaterali di chi ha curato il COVID, che saranno quelle due, la depressione e la sfiducia.